la squadra che anche stasera, quando abbiamo tirato le somme dopo il primo tempo che abbiamo concesso troppo in difesa agli avversari, direi che con ancora più grande intensità che loro hanno messo nel primo, ci siamo imposti nel terzo quarto e allungato anche nel quarto per avere una finale della partita tranquilla. Un po' di tensione all'inizio, un po' perché secondo te questa difesa che doveva aggredire ha cominciato a farlo dopo l'intervallo? Ma un po' anche per l'avversario, perché loro di solito, avendo Peric, iniziano spesso le partite così. E se avete notato, primi 12 se non 14 punti li hanno segnato con i loro lunghi, vista l'intensità con quale loro ci hanno spinto e altrettanta difficoltà di difendere con l'intensità, poi abbiamo cominciato a fare anche le scelte tattiche di cambiare un attimino sui blocchi tra i loro lunghi per non permettere a Peric quel vantaggio che aveva su Barbara all'inizio, dopodiché diciamo che le cose sono andate meglio. Scusa Dar, non ho capito, avete fatto un cambiamento tattico? Sì, sì. Sì, perché prima trattavamo Peric come un giocatore esterno, visto che il nostro Barbara è esterno, dopodiché abbiamo visto che ci ha spinto, dovevamo neutralizzare quel blocco che gli permetteva quel mezzo metro di vantaggio di attaccare e spingerci verso. Lui attaccava molto il ferro, non giocava perimetrale. Poi se avete notato c'era anche Crosariolo ad un certo punto che lo marcava, perciò abbiamo tentato tutto per vedere cosa ci conviene nel proseguire della partita. Senti, avevamo parlato dei problemi di Rock, cioè abbiamo saputo dopo Milano che lui aveva questo problema muscolare, quindi sì. Visto che stasera lui non ha tentato nemmeno un tiro nei 15 minuti del primo che ha giocato nel primo tempo, e sembrava giocare molto controllato, ci sono ancora questi problemi perché la partita di Rock? Sì, sì, perché appena stamattina ha detto che si sente un po' meglio, visto che abbiamo rallentato il ritmo un attimino dell'allenamento ieri e l'altro ieri, perciò ovviamente si sentiva un po' meglio, ma era appena stamattina. Ha lavorato durante la settimana con il dolore, perciò quella lucidità che gli serviva non poteva mai averla durante la settimana. Determinante Mac con un 6 su 8 nelle bombe, nei 3, penso che sia stato un po' il giocatore che abbia poi portato, siglato questa vittoria. Sì, e soprattutto nel primo tempo, quando 48 punti degli avversari sono stati pareggiati con la sua buona prestazione da quando è entrato fino all'ultimo secondo che è stato in partita, ha fatto un'ottima prova. Diciamo che era una lotta tra i loro interni, cioè il loro numero 4 che ci ha spinto dentro, oppure il nostro numero 4 che li tirava fuori. Perciò alla fine abbiamo pareggiato magari quel confronto tra i secondi lunghi. Diciamo. Senti Zario, sei arrivato qua con la Scavolini ultima in classifica, in pieno tunnel a un passo dal baratro. Quest'oggi con la vittoria nostra, la sconfitta di Biella, la Scavolini è salva matematicamente. Missione compiuta, sei contento immagino? Sì, sono molto contento, soprattutto di quello che la squadra ha svolto durante le settimane e nelle partite, ricordando sempre che c'era una questione di sbloccarsi, e visto che ci siamo sbloccati alla quindicesima, completando la squadra definitivamente appena 7 giorni prima, penso che da quel momento in poi la squadra ha avuto, avendo più vittorie che sconfitte, si è meritata un'attenzione che alla fine l'ha avuta. Pesaro è molto contenta di questa. Io sono contento per Pesaro perché, come ho detto all'inizio,
mi fa enorme piacere che parte del mio curriculum passa da Pesaro, quale piazza storica, e adesso a giorno d'oggi mi fa ancora di più che quello è stato condito, diciamo, con i tre mesi del campionato dove abbiamo in 13 partite più vinto che perso. Sì, scusa. Forse 4 mesi. So che non è ancora tempo forse di parlare, però ti hai detto prima giochiamo, poi parliamo. Ancora ci sono 3 partite che magari adesso a cuor leggero potete giocare anche per togliervi qualche ulteriore spinto, a cominciare dal derby. È tempo di giocare, perciò godiamoci la vittoria di stasera e pensiamo già da domani, si pensa innanzitutto come leccare le ferite, perché Stipčević ci vuole un attimino che si fermi con questo il suo infortunio, che dobbiamo stare attenti di non certamente di non esagerare, ma adesso viene, magari speriamo che viene il più bello, visto che abbiamo altre 3 partite da giocare e vogliamo onorarle, come ho detto, nel tempo di giocare si gioca e non si pensa a nient'altro. C'è altro per il coach? Come sta Traini? Non sta male, tanto per onor del suo ritorno certamente cercherò di trovare spazio anche per lui, ma più per quello che lui rappresenta come prodotto del vivaio e magari del futuro, che invece che lui stia bene completamente, non sta tanto bene. L'altro giorno di allenamento ha sentito un attimino il dolore nel ginocchio, perciò dovevamo fermarlo, non è ancora al massimo, sarà per onor della stagione, cioè iniziarla in campo e chiuderla in campo, che andrà qualche volta in partita, ma dipenderà molto dal suo stato fisico, perché il fiato che gli manca da tanto tempo, si sta fermando anche in allenamento, non solo per ginocchio ma anche per l'aerobica, per il fiato che gli manca, perciò non è assolutamente quello che vogliamo che lui sia. C'è altro? Bene, grazie. Grazie, saluto. Grazie, coach. Grazie.